Ma grazie naturalmente dell'invito. Io volevo entrare subito in medias res, come si dice, e provare a fare una distinzione concettuale fra due termini che oggi vengono utilizzati spesso abusivamente in modo come sinonimi. E uno è la parola patrimonio e l'altro è la parola patrimonializzazione. Il patrimonio è l'insieme di oggetti, beni materiali, immateriali che secondo il nostro codice dei beni culturali sono oggetto di interesse e quindi di tutela da parte dello Stato. Questo è, diciamo, la sfera tipica del modo con cui gli italiani hanno individuato il patrimonio. Erano pieni di oggetti, lo sono stati, oggetti mobili, immobili, di tutti i tipi, e il modo con cui hanno valorizzato questi oggetti ha fatto parte del loro essere italiani in un certo momento, soprattutto a partire dalla fine del XVII secolo in poi. Il processo di patrimonializzazione, che interessa di più, secondo me, gli spazi della storia, anche della public history naturalmente e dell'antropologia, è invece il modo con cui cose entrano a far parte del patrimonio. Quindi qual è il processo, che può essere culturale ma anche sociale, che identifica un bene degno di essere portato dentro. Allora, sotto questo profilo, se noi stiamo a termini del codice, e cioè di quello che è la legge italiana attuale, questo oggetto del patrimonio, che è tendenzialmente materiale, questo almeno è stato fino ad ora nel nostro sistema, viene inserito dentro il patrimonio dietro un'identificazione dell'interesse per la cultura nazionale effettuato da funzionari pubblici, specialisti a ciò incaricati da parte dello Stato. Quindi diciamo che c'è un processo che è costruito nel nostro sistema a far data dalla legge del 1907 sui soprintendenti, il quale identifica un percorso che è un percorso di non di statalizzazione del bene, ma di statalizzazione del processo a cui il bene, per cui il bene viene considerato interessante, può essere pubblico o privato, può essere statale, può essere locale, comunale. L'interesse comunque non è uguale, nel senso che se poi lo Stato mette il vincolo vale per tutti. Quindi è un meccanismo molto, potremmo chiamarlo top down, con l'idea, che oggi è fortemente in crisi, che lo Stato con un certo numero di funzionari a ciò deputati sia in grado di fare questa operazione e soprattutto che sia legittimato a farla. Questo era assolutamente vero all'inizio del XX secolo, lo è stato ancora durante il periodo fascista. Già nel secondo dopoguerra questo problema, diciamo, questo tema entra in crisi, ma di fatto non viene poi mai affrontato direttamente dal sistema politico italiano, che lo considera tutto sommato residuale. Il processo di patrimonializzazione invece attuale, che noi abbiamo, che noi in qualche modo, nel quale è anche coinvolto, sono coinvolti anche attori che non sono diciamo funzionari dello Stato, ma una platea enorme di attori, discende invece da delle esigenze, da delle urgenze che nel corso del tempo si sono manifestate via via sempre più presenti, e che hanno preso forma soprattutto a livello internazionale. Queste due modalità, queste due urgenze possono essere esemplificate da due atti costitutivi dell'idea di patrimonializzazione, che è da un lato la Convenzione UNESCO sui beni immateriali e dall'altra parte la Convenzione di Faro della Unione Europea. Qual è la differenza rispetto all'altro meccanismo? La differenza è sostanziale, perché in questo caso, nel caso dei beni immateriali, l'UNESCO ha come proposito quello di prendere in valore e di identificare in questa sorta di elenco di beni che sono totalmente immateriali in questo caso,
dei processi sociali e dei meccanismi di relazione all'interno di contesti che possono essere i più vari a livello mondiale, degni di essere tutelati, attenzione, come dice esplicitamente la Convenzione, non in quanto folklore, non in quanto etnografia. Il filtro etnografico viene già considerato una storicizzazione. Qui invece si tratta di salvaguardare dei processi sociali in corso, è una cosa completamente diversa. Perché viene immaginata questa carta? Viene immaginata, evidentemente potremmo usare un vocabolo a noi abbastanza abituale, in un contesto postcoloniale, nel quale diciamo l'ONU ha bisogno di creare delle reti di legittimazione che sono completamente diverse da quelle praticate fino a tempi abbastanza recenti, e quindi si incarica di aiutare questa costruzione di memoria di comunità come processi sociali ai quali naturalmente poi spesso aggiunge una risorsa. Naturalmente ci vanno anche gli italiani, non capendo che non è fatto per loro, ma siccome dopo tutti cercano qualcosa, ci siamo andati anche noi, e così dentro i beni immateriali ci sono infiniti la pizza margherita, e da un lato, e dall'altra parte il saper fare della liuteria di Cremona, quindi due cose che sono completamente diverse fra loro, ma che hanno, diciamo, vagamente a che fare con questo processo che nasce per comunità le quali non abbiano altre forme di memoria socializzata alla quale attaccarsi, questo almeno in questa visione un po' postcolonialista dell'ONU. L'altro fenomeno, e cioè quello della Convenzione di Faro, è altrettanto interessante per gli storici, perché l'idea che il processo di patrimonializzazione avvenga attraverso una specie di negoziazione che vede tre attori fondamentali, tre cose che interagiscono: da un lato le risorse non ben identificate, cioè possono essere di qualunque tipo; dall'altra parte diciamo un'urgenza pubblica, quindi una diciamo emergenza di bisogno che può essere popolare, di gruppi, di associazioni, delle comunità, eccetera eccetera, e poi un luogo dove queste cose si situano o queste idee si situano. Il perimetro di questa visione triangolare è lo sforzo di creare, chiamiamolo, un patrimonio comune. Non sfugge a nessuno che questo tipo di processo vede la luce proprio successivamente alla conclusione della guerra in Jugoslavia, nell'ex Jugoslavia, e ha come obiettivo anzitutto quello di definire dei processi in qualche modo standardizzati, che noi chiamiamo, che sono socioculturali, che hanno per finalità proprio l'appropriazione o la ricreazione o la invenzione, usiamo le parole che ci piacciono di più, di forme di, diciamo, valore, di messa in valore, che possono essere considerate condivise dalle comunità al di là delle note differenze etniche, religiose, politiche, eccetera eccetera. Quindi, come vedete, stiamo parlando di un processo che non ha nulla a che vedere con i polverosi oggetti dei musei. Il processo di patrimonializzazione sono due processi che hanno a che fare con la trasformazione dei rapporti di forze politici nel mondo contemporaneo, e vedono coinvolte strutture sovranazionali. Naturalmente tutto ciò ha un impatto con una realtà nazionale che viceversa sul patrimonio ha costruito un pezzo della propria immagine pubblica, no? E quindi noi ci troviamo ora in una sorta di frangente nel quale questi due grandi polmoni di senso, uno patrimoniale e uno che riguarda la patrimonializzazione, che si scontrano. Questo è il motivo per cui la Convenzione di Faro non è stata ancora adottata dallo Stato italiano, perché c'è un equivoco, cioè c'è un problema connesso alla traduzione della parola cultural heritage. Perché se cultural heritage si traduce come eredità, questo ha a che fare con dei processi di tipo sociale e culturale che non ricadono nel perimetro del patrimonio come dato esigibile giuridicamente. Attenzione, perché dopo stiamo parlando di qualcosa che impatta col sistema giuridico. Se viceversa la cultural heritage diventa patrimonio culturale, ci siamo dentro, perché il secondo articolo del codice dice
che il patrimonio culturale italiano è composto da beni culturali materiali e immateriali e che questi beni culturali materiali e immateriali sono cose, mobili o immobili, cioè esattamente la definizione del 1909. Quindi la parola patrimonio materiale nel caso italiano non è che una specie di copertina che viene messa sopra una base giuridica che è sostanzialmente immutata da un secolo, da più di un secolo a questa parte. Mettere dentro il processo di patrimonializzazione significa completamente smontare il sistema di interesse e di tutela così come oggi è il nostro paese, perché vuol dire inserire dentro il dibattito soggetti esterni che possono in qualche modo scegliere che cosa patrimonializzare indipendentemente dai funzionari pubblici e che possono poi esigere mezzi in teoria per la tutela che oggi sono riservati ai musei statali eccetera eccetera. Quindi come vedete una partita colossale che è bene conoscere, perché questo è un confronto che passa dentro le amministrazioni, che passa, e lo sa bene Roberto Grandi, perché sono processi che attraversano le politiche pubbliche, che cosa deve, come si spendono i soldi per la cultura, che passano attraverso i sistemi di partecipazione, perché è evidente che un patrimonio, la patrimonializzazione ha anche un fine di partecipazione collettiva. Il patrimonio ha un problema, può essere partecipato, ma ha dei problemi di divulgazione e narrazione che sono completamente diversi. E quindi, ecco, io volevo semplicemente riportare, e spero di essere stato chiaro, queste connotazioni di tipo lessicale e concettuale che possono essere utili per chi si occupa professionalmente di queste cose o che le studia, per non equivocare e per in qualche modo poi reagire. Noi come, credo, generazione abbiamo il compito di dirimere questa trappola, diciamo, nella quale siamo come persone che appartengono al nostro paese, ma che in questo momento non sono aiutati da nessuno, perché il Ministero si guarda bene da porre questo problema come un problema nazionale, perché in parte si autodelegittimerebbe, sto parlando del Ministero dei Beni Culturali, e dall'altra parte la gran parte del mondo politico non sa neanche di cosa stiamo parlando. Grazie.